Ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video. C'ho questo lembo di luce che mi sta facendo impazzire veramente, perché è la luce che sta qua, sta là, poi viene, poi va. Comunque spero che riusciate a vedere bene tutte le cose che vi devo mostrare. Nuovo video sui prodotti, ecco vai, scompare luce che è meglio, luce naturale, però era un po' troppo sparata. Nuovo video sui prodotti al suo mercato, sono troppo contenta perché questi video vi piacciono sempre tantissimo e io li faccio con tanto piacere, perché proprio questa è la mia filosofia, ovvero quella di promuovere prodotti che costano poco, che si possono trovare anche al suo mercato, quindi non per forza bio, non per forza insomma certificati che costano tantissimo, ma anche l'importante è che costano poco e sono buoni, quindi non ci devono danneggiare la pelle, i capelli eccetera. E devo dire che man mano sto trovando sempre più prodotti, quindi mi raccomando ragazzi, lasciatemi un bel pollice in su per questi video recensioni su prodotti al suo mercato, se ne volete tanti altri, così appena raggiungo tanti like ne faccio subito un altro. Questi prodotti che vi faccio vedere oggi sono veramente tutti indicati per la stagione estiva, perché comunque prodotti per capelli, per nutrire i capelli per l'estate, cremina post depilazione, gel d'aloe vera, insomma tutti i prodotti proprio specifici per l'estate. Il primo prodotto di cui volevo parlare è questo qua, deodorante dei Provenzali, linea aloe bio. È praticamente tutta una linea fatta con aloe vera. Questo deodorante ci tengo a parlarvene perché è veramente difficile trovare deodoranti che abbiano buon inci, che siano buoni al suo mercato. Si trovano sempre tutte schifezze, quindi questa è la cosa importante. No, questo è buono, non ha alcol, è veramente naturale, ricco di gel d'aloe vera e spray, e protegge anche bene, insomma non fa puzzare, quindi cosa importante. Lo consiglio a tutte le persone che hanno comunque l'ascella sensibile, si può dire l'ascella sensibile? Comunque sì ragazzi, mi sono trovata veramente bene, è finito, quindi ahimè è finito, l'ho conservato soltanto per mostrarvelo. Della stessa linea dei Provenzali vi consiglio tantissimo anche questo qua, il gel d'aloe vera. Molto spesso al suo mercato il gel d'aloe vera costano tanto e sono anche aggiunti con ingredienti comunque non naturali, invece questo qua è completamente naturale, infatti nell'inci contiene gel d'aloe vera, poi un addensante e conservanti, stop non alto, quindi è gel d'aloe vera puro, e questo lo potete utilizzare, lo sapete, me ne ho parlato spesso del gel d'aloe vera, ad esempio sui capelli. Io ad esempio l'ho messo proprio prima sui capelli, lo metto sui capelli per insomma rinvigorire i ricci quando li faccio mossi, insomma così naturali. Lo potete utilizzare anche sul viso, sul corpo, ad esempio con qualche goccina di olio vegetale e avete un prodotto idratante e tonificante, dopo ad esempio che siete andate al mare, come dopo sole, post depilazione, perché gel d'aloe vera è molto lenitivo. Ma poi ho fatto tante ricettine insomma sul mio canale col gel d'aloe vera, sia che per il corpo, per i capelli, per il viso, insomma ha mille usi, ed una delle cose, come in casa c'avete il sale, c'avete lo zucchero, dovete avere anche il gel d'aloe vera, è fantastico, io lo adoro, lo uso un po' per tutto. E poi ultimo prodotto di questa linea di cui volevo parlare è la maschera biologica riparatrice all'aloe vera. È un buon prodotto, una maschera per capelli che praticamente ha un profumo che insomma non mi piace tantissimo, però il prodotto è veramente buono, è molto denso, e per i capelli come i miei che comunque sono abbastanza secchi, crespi, che hanno bisogno di nutrimento, va bene, perché è molto densa e corposa e li nutre tantissimo. Vi consiglio di applicarla dopo lo shampoo, fate sgocciolare bene i capelli e mettete una bella quantità, lasciatela in posa un quarto d'ora, 20 minuti, veramente i capelli dopo sono molto morbidi, lucenti, ristrutturati. L'inci è praticamente fantastico perché ha sia condizionanti, quindi come se fosse un balsamo, è sempre il primo ingrediente dopo l'acqua, gel d'aloe vera, quindi una grandissima quantità di gel d'aloe vera, oli vegetali, ad esempio l'insaponificabile, dove sta? Insaponificabile di girasole, l'arginina, vari, quindi anche amminoacidi, comunque sostanze che veramente fanno tanto bene ai capelli, quindi questo è un prodotto diciamo non da supermercato, da discount, è proprio un prodotto buono, bio, naturale, veramente che è pieno di ingredienti buoni, quindi è una chicca proprio. Nel video precedente prodotti al supermercato vi avevo parlato di questi prodotti di Gentle che avevo comprato al Todis, se vi ricordate, e vi lascio comunque il link del video cliccabile. Vi avevo parlato di questo qua che è appunto un bagno doccia, fragranza fiorita, vi avevo detto mamma mia com'è fiorito, però insomma
era il Lynch, il prodotto era buono, anche il pack molto molto grande, piaceva. Ma questo qua, che praticamente se la luce non me lo spara flash, fragranza muschio, è molto molto più bello, ragazze. Considerate che è un profumo proprio di muschio bianco buonissimo, ma veramente buono buono buono, ragazze, ottimo. E quindi ve lo straconsiglio. Io praticamente è finito perché l'ho adorato tantissimo. Poi questi bagnoschiuma sono molto molto delicati, fanno schiuma però non aggrediscono la pele comunque resta morbida. Comunque questa formazione muschio bianco, se lo trovate fra i due, prendete questo, perché a muschio bianco è proprio un'altra cosa, è buonissimo, detto no, lo devo dire alle ragazze. Poi ragazzi, un altro prodotto che vi volevo mostrare è questo qua, che è praticamente nuovo, c'è scritto nuovo, 100% idratazione, neutro made con antibatterico. Già in passato mi era capitato qualche volta di segnalarvi questa cosa, che questi neutro made, vi avevo detto che erano dei detergenti molto buoni, come Inci, fatti abbastanza bene, e appunto questo qua è con antibatterico naturale. Eccola la luce che incombe e che torna, no, sto video è così, con la presenza della luce. Molto buono, ragazze, perché considerate che come Inci è molto ben bilanciato, ha dei tensioattivi attivi molto variegati, e poi c'ha la camelia, il bisabololo, quindi il lenitivo, ed è ottimo, io ve lo consiglio di utilizzarlo. Allora, o lo utilizzate per l'intimo, o lo utilizzate per le mani, o lo utilizzate per il viso. Mi sono trovata bene in tutti e tre modi, quindi essendo che un detergente intimo, purificante e delicato, va bene anche per il viso, perché soprattutto per chi ha la pelle mista e grassa, vi lascia la pelle pulita e purificata, quindi contro le imperfezioni, punti neri e pori dilatati, e però non vi aggredisce perché è molto delicato e non fa una schiuma eccessiva. Poi c'è questa qua, che è la crema all'ossido di zinco, che avevo comprato sempre al Todis, e si trovano anche all'Eurospin. Questi prodotti di natura bella veramente mi piacciono tantissimo, sono molto naturali, molto veramente fatti bene, delicati, indicati anche per i bambini, tutta la linea. La crema all'ossido di zinco, questa qua, con estratti di agricoltura biologica, è veramente fantastica per i bambini, ad esempio cambio pannolino, queste cose qua, ma anche ad esempio sui brufolettini, perché comunque l'ossido di zinco che è lenitivo, antibrufoli, oppure post depilazione, se vi bruciate, tutte quelle cose che volete lenire la pelle. È veramente fantastica questa cremina, anche una di quelle cose che in casa bisogna avere, già solo perché dopo la depilazione o se vi fate una scottatura ve la mettete, vi aiuta tantissimo. Come vi ho detto già altre volte, anche su un brufoletto picchiettata tende a lenire quel brufoletto e a farlo seccare, perché appunto l'ossido di zinco è lenitivo e secca i brufoli. Mi metto così. Infine poi questo detergente per il viso, questo qua della linea Natural Line, che avevo comprato al Conad. In tanti mi avete detto questa cosa, mi dite spesso parla dei prodotti Conad. Ho fatto proprio un video specifico dei prodotti Conad, ve lo lascio cliccabile qua in sovraimpressione. Uno dei miei prodotti però preferiti in assoluto è questo gel, che a differenza ad esempio del Neutro Medi che ho fatto vedere prima, questo è specifico per il viso. Non che quello non sia buono, però questo qua è proprio specifico, quindi è molto delicato, e poi è proprio un gel che fa pochissima schiuma, quindi anche se avete la pelle molto sensibile, molto delicata, ad esempio persone hanno la pelle secca, tutto tira il viso, vi secca, questo qua invece no, è molto delicato. Magari se avete la pelle molto grassa, molto lucida, molto impura, qualcosa di più strong come quello di prima va anche meglio. Comunque questo è molto molto carino, infatti c'è scritto naturalmente delicato, della linea Natural Line, che appunto ho comprato al Conad, anche questo licco di aloe vera e comunque estratti ad esempio di cetriolo, purificanti, quindi per la pelle veramente ottimo per il viso. Quindi questo è tutto, ragazze, vi invito a lasciarmi un pollice in su, nonostante questo lembo di luce che si sta spostando e che mi sta accecando, spero che non vi abbia disturbato troppo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazze, nei commenti fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se ne avete trovati altri. Mi fa tanto tanto piacere leggere quando nei commenti vi scambiate suggerimenti fra di voi, oppure mi dite sì, questo prodotto l'ho usato anch'io, mi è piaciuto, invece a me non mi è piaciuto, perché tutto quello che voi mi dite è veramente fondamentale. Ecco, io ho finito il video e se n'è andata la luce, fantastico, dire così di chiudere. Vi bacio e vi abbraccio. Ciao!